Quale migliore antidoto ai veleni accumulatisi in una settimana di cronaca che centrare una vittoria prestigiosa? La Virtus Francavilla smanca il Partenio e regala al suo condottiero Mr. Calabro il migliore degli abbracci di sostegno e conforto. Virtus in vantaggio al quarto d'ora, Murillo sfrutta come meglio non potrebbe la sponda di petto di Patierno e incrocia al volo con il destro, fulminando Pane. Difesa bianco-verde in bambola con Auriletto che concede a Patierno di stoppare la sfera senza problemi. Tuttavia gli irpini hanno la più ghiotta occasione per trovare il pari alla mezz'ora. Braccio largo in area di Minelli sulla girata di Auriletto per il direttore di gara e calcio di rigore. Sul dischetto si presenta D'Angelo, ma l'estremo Avella gli respinge il tentativo di trasformazione. Sulla ribattuta lo stesso attaccante biancoverde non riesce a ribadire in rete sparando alto sopra la traversa. Mister Rastelli medita la riscossa nella ripresa e manda in campo Ricciardi, Canutè e Trotta. Su quest'ultimo è miracoloso Avella, annullandone una girata ravvicinata. La partita degenera dopo pochi minuti con l'arbitro che sventola il cartellino rosso in faccia a Cantè e Idda, che erano venuti alle mani. Le velleità offensive dei padroni di casa vanno rapidamente a scemare, ma al 90° Trotta riesce a mettere nel sacco, gol che però non è convalidato per un fallo in attacco su Caporale. Ad aumentare i rimpianti in casa avellinese la traversa di Marconi al 95°, ma il risultato non cambia più fino al triplice fischio finale.